I congressi e con inaugurazioni di spezzoni di strada. Oggi della Bovalino-Bagnara c'è veramente poco. L'unico tratto che ha visto la luce è quello di circa 400 metri prima di arrivare alle porte di Natile, frazione di Careri, e poi il tratto rialzato su piloni che dall'alto costeggia Platì per fermarsi ad un passo dall'Aspromonte. Là, uno scavo per la ricostruzione di quel lotto cambia per sempre la vita di 11 famiglie. Era l'ottobre del 2010 e mentre a valle i mezzi meccanici realizzavano lo scavo, a monte le case franavano. Ci cadevano i mattoni addosso, quando hanno cominciato a scavare quella strada lì sotto. Visto i spaccatini proprio che spaccavano, siamo andati, dice, vedete che un magazzino è caduto, e quelle continuavano a scavare, è andato giù. Quindi nonostante i primi segnali di danno non si sono fermati gli scavi? No, niente, cadevano i mattoni addosso. E poi dopo 3 mesi è successo questo? Sì, 2 o 3 mesi, quando cominciare a scavare tutto, la frana è partita e il magazzino, certo. Andavamo sotto, perché sotto avevamo una frabbia di rete, sopra avevamo il magazzino. Quindi sotto non si può più accedere? No, che fate? Chi viene qua più a costruire? Ci siamo un tantino allertati, siamo stati laggiù, abbiamo chiamato, sono venuti quelli della protezione civile, sì, in casa mia si rimaneva in un modo, quando uscivano di casa mia la relazione era tutt'altra cosa. La relazione della protezione civile? Certo. Cosa scrivevano? No, questo è agli atti, depositato agli atti, il mio avvocato giustamente sa quello che c'è, io lo so pure, ma il nostro problema più serio è che noi abbiamo avuto un foglio di sgombero, tutte 11 le famiglie, ma nessuno si è mai preoccupato seriamente che noi ancora dobbiamo stare in questa casa, in queste condizioni. Perché vedete proprio la casa che è staccata completamente. Si vede proprio da quel punto là. Quando sentivamo questi rumori strani, siamo stati anche sotto, quando c'era la ditta, li abbiamo fatti venire su. L'unica risposta che ci davano è che non era possibile, che non dipendeva dallo scavo. Questo è falso, perché tutti questi danni sono successi dopo lo scavo. E lo ribadisco e lo ripeto, dopo lo scavo, perché papà mio è morto a 93 anni e queste cose non le avevamo mai viste. Che cosa è successo quando loro, di fronte all'evidenza dei danni, hanno dovuto ammettere che dipendeva dallo scavo? Hanno coperto lo scavo, che era profondo 10-12 metri, lo hanno riempito di materiale inerte, sono andati via e chi si è visto si è visto. Oggi dello scavo non resta più niente, è stato riempito nuovamente con uno spreco di soldi pubblici, circa 835 milioni di euro. Non c'è più nulla di quei lavori se non le case piegate e persone che hanno perso tutto e dopo 10 anni attendono ancora giustizia. Famiglie distrutte, persone che alla notizia di dover lasciare la propria casa hanno perso la vita. Un giorno io, tornando da scuola, te lo trovo alla scrivania che stava scrivendo cosa aveva tra le mani: delle ricevute pronte e delle raccomandate da mandare una alla Procura della Repubblica, al che sono stata io a bloccarlo. Non l'avessi mai fatto, perché ancora ci penso. Noi avevamo, questa casa è stata costruita con grande sudore, grandi sacrifici. Tutto quello che noi abbiamo fatto è stato frutto del nostro sudore, non del sudore degli altri. Pretendiamo, io lo pretendo e lo esigo questo, che mi venga dato tutto ciò che ho speso, perché il danno non l'abbiamo creato noi, ma l'hanno creato gli altri. 8 anni che abitiamo in condizioni veramente disastrose e non è giusto questo.
perché noi non siamo stati aiutati da nessuno. I soldi li hanno sperperati, sono fatti loro, a noi non interessa assolutamente, ma noi vogliamo quello che abbiamo speso, non chiediamo di più. Intanto dobbiamo uscire da questa casa, perché ultimamente un ingegnere che era venuto per un CTU di una famiglia qui vicina mi ha addirittura esortata ad uscire da questa casa. Perché è pericolosa? È pericolosissima, perché abbiamo una pendenza di tre gradi. Perché non l'abbandonate? Perché non posso, perché io non mi posso permettere il lusso di pagare un'altra casa, un altro affitto. In quanto mio marito non è che, insomma, è una persona che non sta tanto bene e dobbiamo pagare medicina, dobbiamo vedere le cose più indispensabili per poter vivere in un modo dignitoso. Io ho fatto sempre l'insegnante, non ho mai disturbato nessuno, penso di non averlo fatto, e quindi io non chiedo nulla altro che quello che ho speso.